Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questo penultimo incontro con le cronache di Inca il Ragno, la nostra scriba di Casa Selvaggi verrà assunta per osservare ed interagire con altri esseri provenienti dalla sua stessa fazione, alla ricerca di informazioni utili che saranno fondamentali per la riuscita dell'analisi per la quale è stata pagata, riuscirà a trovare le informazioni necessarie per portare a compimento questo ennesimo incarico? Scopriamolo assieme immergendoci nel verde sconfinato delle foreste del Crogiolo. Dalla penna di Daniel Lovat Clark, Niffle, Niffle, Niffle. Andiamo a dargli un'occhiata. Entrambi i logotariani erano immobili come statue fuori dal mio albero ufficio. Fili simili a seta partivano dalle loro teste a disco ed entravano dalla mia finestra, terminanti in piccoli droni quadrupedi con luminosi occhi blu. Era snervante vederli zampettare e rimbalzare nel mio ufficio. Troppe poche zampe. «Perché non mi parlate del lavoro?» chiesi nel tentativo di far sì che smettessero di muoversi. «Dunque», disse il primo drone, vale a dire il primo logotariano attraverso il suo drone. «Quello che il mio collega intende dire», disse l'altro, «è che vorremmo assumerla». «Così avevo inteso», risposi. «Dunque», disse di nuovo il primo drone. «Quello che il mio collega intende dire è che il lavoro richiederà di viaggiare e potrebbe avere degli elementi di rischio». «Perché non lascia che il suo collega finisca una frase?» suggerì. «Grazie», disse il primo drone. «Dunque». Poi fece una pausa, come se fosse arrivato a un punto mai raggiunto prima e non avesse idea di come procedere. «Qual è il lavoro?» chiesi. «Ha detto che richiederà di viaggiare. Viaggiare verso dove?» «Settore 17», disse il primo drone con gratitudine. «La Valle dei Gioielli, intende dire il mio collega. Settore 17, anche noto come la Valle dei Gioielli». Il drone fece una secca rotazione e l'immagine olografica di una mappa venne proiettata dal suo occhio blu senza palpebre, tremolando contro la mia parete. «Vi sono alcuni animali endemici della regione che sono di interesse per la nostra ricerca e non possiamo semplicemente precipitarci lì e trasportarli in una struttura Logos per analizzarli, perché l'osservazione dei campioni in loco è maggiormente conclusiva». «Cosa riguarda la vostra ricerca?» chiesi. Poi, rendendomi conto che forse avevo commesso un grave errore tattico, mi affrettai ad aggiungere: «In parole povere, qual è la vostra area di studio?» «Beh, l'unica vera area di studio degna della società della logica e della ragione». «Informazioni, intende dire il mio collega. Definizioni, comparazioni, quel genere di cose». «E che interesse avete per questi animali?» esitai dirigendomi presso la cucina. I miei istinti di ospite mi dicevano di offrire ai droni qualcosa da bere, cosa che sembrava inutilmente stupida. «Se sono intelligenti o no», disse il primo drone. «I gorilla Niffle, vale a dire». «Vorremmo semplicemente metterli a confronto con una linea di riferimento di basso livello. Un essere umano, ad esempio». «Schiereremo i nostri droni di osservazione a tempo debito, ma poiché l'effetto di indeterminazione è quello che è, e l'osservazione modifica l'oggetto osservato e quant'altro...» «La sua presenza dovrà essere molto più discreta, così facendo ci sarà un'inferiore alterazione dei dati», disse il secondo drone.
Pensi alle osservazioni come al nostro gruppo di controllo. Inoltre, i resoconti personali sull'etnografia sono popolari in determinati diari e potrebbero rendere più facili da pubblicare i documenti derivanti. Pubblicazione o morte? Sospirò il primo drone in qualche modo, nonostante non avesse polmoni di sorta con cui sospirare. La vostra commissione di revisione etica ha delle linee guida per definire se i gorilla siano o meno intelligenti? Chiesi. La nostra che? Più tardi, molto più tardi, dopo essermi ripresa dall'esasperante interazione, mi diressi verso il settore 17, noto anche come Valle dei Gioielli. Era ricco di foreste e ricoperto da rampicanti e fiori dai vividi colori. Speroni di roccia spuntavano con strane angolazioni dal suolo della valle e dalle colline sopra di essa, ognuno attraversato da vene luccicanti di metalli, gemme o ember. L'aria era carica di vita, facendo vibrare i peli sulle mie zampe. Ben presto trovai un piccolo branco di gorilla che saltellavano sopra e attorno a un albero particolarmente grande, da cui pendevano liane cariche di frutti e fiori in boccio appartenenti a un migliaio di epifite di ogni genere. Mi arrampicai sull'albero e trovai un buon punto di osservazione, agitando le zampe per attrarre l'attenzione del gorilla più vicino. Era un maschio e venne avanti annusando l'aria. Nefer? Chiese. Tu parli, dissi. Beh, questo rende la mia valutazione molto più semplice. Tu parli? Disse lui. Ma questo rende molto più semplice. Inclinò la testa esaminandomi con attenzione. Era una grande creatura dal mio punto di vista, ed essere osservata con tanta intensità mi mise a disagio, conscia che i gorilla Nifol erano noti per essere onnivori e non disdegnavano di spizzicare un insetto o due come snack. Non c'era ragione di credere che non avrebbe potuto mangiare un ragno. Dissi sgattaiolando all'indietro. Il tuo pelo ha un'adorabile sfumatura di viola. Disse il gorilla, aggrappandosi con le mani a una liana e appendendovisi a testa in giù per i piedi per fissarmi. Il tuo pelo è adorabile bordi di viola. Smettila di scimmiottarmi, dissi. Nifol! Disse il gorilla Nifol. Nifol! 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 Urlò sempre più forte e gli altri gorilla nelle vicinanze gli fecero eco. Nifol! 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 All'improvviso uno di loro saltò da un ramo molto in alto e atterrò con uno schianto a pochi centimetri da me. In un singolo movimento mi prese in una mano piegata a coppa e mi depositò nel guscio di un qualche genere di noce. Quello che seguì fu un viaggio infernale da far gelare l'emofilina attraverso alberi e liane, ballonzolando su e giù a una velocità improbabile mentre mi tenevo al guscio e pregavo che tutto finisse. Alla fine la mia carrozza ed io ci fermammo e dopo un altro minuto o due uscii dall'interno del guscio e rimasi stesa e ansimante su un promontorio di pietra venata di viola riscaldato dal sole. Quando mi fui ripresa a sufficienza da esaminare quello che mi circondava, vidi che la sporgenza su cui mi trovavo si affacciava su un ampio specchio d'acqua chiara che scorreva in un torrente gettandosi nella valle sottostante. All'estremità opposta vi era una sottile lama d'acqua bianca che giungeva da una scogliera soprastante. Alberi, cespugli, liane e vegetazione di ogni sorta circondavano la scena in una cornice verde e dorata. Non avevo mai visto, né avrei visto in seguito, nessun luogo più bello. La mia compagna sulla sporgenza era una gorilla Nifol, grande più del doppio degli altri. Aveva una grande faccia, con le pieghe e le rughe di molti anni su di essa, e sulla fronte una corona di ember.
Il resto del branco sguazzava nell'acqua o prendeva il sole su promontori di roccia non lontani e, guardando meglio, vidi che alcuni di loro sfoggiavano intrecci di piume o di corda, rozzi ornamenti che sembravano distinguerli da semplici animali. Due parole sugli abiti e la loro importanza. I mammiferi, ho scoperto, e in particolare gli umani, ripongono un grande significato nel fatto che una creatura indossi o meno degli abiti. Personalmente, di rado mi preoccupavo di averne, a eccezione di una piccola borsa per carta e inchiostro, e a volte un quartetto di lenti per vedere meglio. Nel caso improbabile in cui mi serva ulteriore protezione dagli elementi e non possa semplicemente cercare rifugio, mi avvolgo in un bozzolo di seta. In tutta serietà, ho incontrato studiosi che dichiarano che la linea di divisione tra una persona e un animale sia l'indossare o meno i pantaloni. Le mie obiezioni in merito sono state ignorate perché, ovviamente, i ragni non indossano i pantaloni e quindi i miei argomenti ben illustrati non erano altro che i versi di un animale non senziente. I gorilla Nifol chiaramente non indossavano pantaloni, ma alcuni di loro avevano altrettanto abbigliamento addosso di quanto ne avessi io. Ma gli ornamenti da soli non indicano comunque che un essere sia senziente, come dimostrano l'uccello giardiniere e la vespa trofeo di Yumtaran. Perciò mi ritrovai in una posizione che non mi ero aspettata, non solo a riflettere come negare o provare l'intelletto dei gorilla Nifol, ma sinceramente incerta su quale fosse la mia opinione in merito. Rivolsi la mia attenzione alla mia vicina, sperando di trovare lì un po' di chiarezza. «Salve!» dissi. Lei girò la testa verso di me e mi esaminò con insondabili occhi castani, ma non diede altro cenno che indicò segnali di comprensione. Ma comunque vidi, o immaginai di vedere, della saggezza nel suo sguardo. «Sono Inca il Ragno!» tentai. «Tu chi sei?» La gorilla emise un lieve sbuffo, a metà tra una risata e un sospiro, e si adagiò contro la roccia alle sue spalle. Si grattò il fianco distrattamente e chiuse gli occhi. Mi sentii come se solo due delle mie zampe facessero presa. Era una risposta? Mi stava dicendo: «Sono la gorilla Nifol, qui, su questa roccia, ed è tutto ciò che conta?» Era solo un comportamento da animale o la saggezza di una qualche eremita che era un tutt'uno con il crogiolo? «Sei la... regina di questi gorilla?» chiesi. Un gorilla particolarmente piccolo e turbolento caracollò davanti a noi proprio in quel momento e la mia interlocutrice, se così si può definire la parte ricevente di una conversazione a senso unico, lo sollevò da terra e se lo cullò intensamente sul fianco. Gli solleticò il ventre con la mano libera e scoprì i denti con un fischio basso e roboante. Il giovane gorilla rispose con un urlo e si agitò mentre lei lo sollevava per una gamba e se lo faceva penzolare davanti alla faccia. Un altro sonoro sbuffo e lasciò andare il cucciolo, permettendogli di correre via. «Meno regina e più madre», scrissi. «Sono stata ingaggiata da alcuni scienziati Logos», dissi. «Sai cosa significa?» La regina appoggiò la schiena continuando ad avere gli occhi chiusi. A quanto pareva, la domanda non meritava alcun genere di risposta. Oh, di nuovo, stavo leggendo un rapporto di causa ed effetto che non esisteva nella nostra conversazione. «Stanno indagando sull'intelligenza come fenomeno e stanno cercando di determinare se i gorilla Nifol siano intelligenti. Vale a dire se, sai, siano persone». Agitai due delle mie zampe. «Quindi, se potrò dimostrare che siete intelligenti come, diciamo, un essere umano, gli scienziati dovranno trattarvi come persone. Ma se non possono, potrebbero trattarvi come animali, mettervi in gabbia, cose del genere».
in realtà non ero così sicura che i Lugotariani avrebbero avuto quel genere di scrupoli, anche se li avessi convinti che i Gorilla Nifol avessero un intelletto di livello umano, ma scelsi di credere che avessero una qualche etica. La regina, la madre dei Gorilla Nifol, sbuffò di nuovo e mi guardò inclinando la testa. «Non lo so», mi lamentai. «Solo... i Nifol sono intelligenti quanto persone? Quanto esseri umani? È quello che voglio sapere. Puoi mostrarmelo? Puoi rispondere per me?» La regina appoggiò la schiena e si grattò il ventre in silenzio. Mi girai dall'altra parte, pronta a fare il rapporto del mio fallimento a dei burocrati senza volto. E all'improvviso mi ritrovai nell'ombra quando la matriarca Nifol si alzò, oscurando il sole. Ben presto venni depositata di nuovo nel mio guscio di noce e partimmo un'altra volta, stavolta a un ritmo molto meno sostenuto. Mi azzardai perfino ad affacciarmi dal guscio, o almeno a sbirciare con alcuni dei miei occhi oltre il bordo, per vedere la foresta sfrecciarci accanto mentre la regina camminava sulle nocche lungo il corso del ruscello. Ben presto fummo su un altro sperone di roccia che si affacciava su una cascata di acqua chiara che cadeva in una pozza luccicante. Al limitare dell'acqua era accucciato un gorilla senza peli, un essere umano. Indossava pantaloni di lana marrone, ma erano laceri e macchiati. I capelli sulla sua testa erano legati all'indietro con una lunga striscia di tessuto decorato che a volte avevo visto legata attorno ai colli degli umani. Accanto a lui c'era un gorilla Nifol che ridacchiava e brontolava mentre affondava una zampa nell'acqua e afferrava un pesce diamante dalla corrente. L'umano annuì e si sporse in avanti, mettendo una mano nell'acqua nello stesso modo. La regina Nifol e io li guardammo per un po', lei che si grattava pigramente il ventre e io che mi lisciavo i peli sul carapace dopo il nostro viaggio. Alla fine l'umano riuscì a prendere un pesce mentre il gorilla Nifol ne aveva accumulati un bel po'. «Nifol!» gridò il gorilla. «Nifol!» disse orgoglioso l'umano. Entrambi poi svanirono tra gli alberi. La regina Nifol tirò su col naso e poggiò la mia noce sulla roccia. Sbuffò una volta in direzione della pozza e gettò avanti il braccio mimando il gesto per prendere il pesce. Poi si voltò e si arrampicò nella foresta verde alle mie spalle e non la vidi mai più. Quando presentai le mie scoperte ai due professori Lugotariani, mormorarono eccitati e discussero tra loro con schiocchi e ronzii troppo rapidi perché potessi seguirli. Mi pagarono e lasciarono la stanza ancora conversando. Nel mentre riuscii a cogliere qualche frammento di discorso. «D'accordo, smonteremo i dardi dai droni spia». «E niente vivisezione». «In che senso niente vivisezione? È oltraggioso». Mi chiesi, mentre se ne andavano, se l'effetto di indeterminazione avrebbe generato risultati utili a salvaguardare i Nifol e se una volta ricevuti gli esiti, i gorilla avrebbero cambiato i Lugotariani di rimando. Dopo ogni lore, ci sono sempre più zone sul crogiolo che vengono svelate, come Yumtaran, dove dimorano creature selvagge tipo l'uccello giardiniere e la vespa trofeo. Saranno questi ultimi presenti in delle future espansioni del nostro gioco di mazzi unici al mondo sotto forma di servitori? E chissà se in un futuro non troppo lontano avremo a disposizione un atlante illustrato del crogiolo, così da poter iniziare, magari attraverso il gioco di ruolo, a scorazzare liberamente tra le vaste bellezze che il mondo dove tutto si svolge offrirà? Solo il tempo e le prossime notizie potranno darci una risposta. E voi a quale casa appartenete? Fatemelo sapere nei commenti, così da scoprire quale fazione presente attualmente in gioco avrà più sostenitori. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento,
Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.